campione d'inverno a punteggio pieno, 10 vittorie consecutive, 5 punti di vantaggio sui cugini della Donnelly Modena e un incontro ancora da recuperare. È una bella favola sportiva e umana la Cosmo House Rugby Reggio, che nasce da un progetto sportivo di qualità, dal recupero di due grandi campioni come Christian Bezzi e Silao Laega, dalla valorizzazione di Antonio Mannato, responsabilizzato dal ruolo di capitano ed emerso come una roccia, dal lavoro instancabile del coach Roberto Manghi, del presidente Bergonzi e dalla passione dello sponsor Giampaolo Nizzoli. Uno sport bello e maschio, dalla retroterra pulito, fatto di tanta passione e sacrifici, un modo di comunicare caldo per un'azienda che in pochi anni, anche attraverso il rugby, è salita nella considerazione nazionale, realizzando le case ecologiche e antisismiche più belle del mercato. Si avvicina anche il sogno di una promozione? Ma la strada è ancora molto lunga. Noi ci crediamo, noi ci proviamo, siamo partiti per salvarci, l'appetito viene mangiando, noi continuiamo. Nel 90 dobbiamo ripartire da questo punto, che è in capolista, abbiamo vinto il derby, buon rugby giocato, dobbiamo partire su questo piede. Sì, sicuramente abbiamo chiuso il primo ciclo nella maniera migliore, nessuno si aspettava questa serie di risultati. Sicuramente abbiamo allestito un'ottima squadra, però oltre le più rosee previsioni dal punto di vista dei risultati, continueremo a lavorare per ottenere sicuramente più risultati utili possibili. Ragazzi, oggi nonostante questo campo, la neve, sono dimostrate con una voglia e un carattere incredibile, sicuramente stiamo meritando tutto quello che i nostri sponsor e la nostra società ci sta dando. Sono molto contento, oggi ho dimostrato che non abbiamo degli obiettivi fissi, vogliamo arrivare in alto e spero che i ragazzi oggi l'abbiano capito. Dobbiamo pensare di lavorare nel modo giusto, poi i risultati arrivano. Per adesso abbiamo già in cantiere molte, diciamo, appalti che abbiamo preso, per cui per noi, per tutto il 2011, diciamo che abbiamo il lavoro ancora fiorente. Nonostante la crisi, per noi le cose adesso stanno andando molto bene. Abbiamo preso delle scuole a Montesilvano, stiamo lavorando all'Aquila, abbiamo preso una scuola a Pontremoli, un'altra scuola in Toscana, stiamo facendo molti lavori. Cercheremo di fare del nostro meglio per fare gioire il nostro main sponsor, soprattutto perché lo merita per l'aiuto che ci ha dato e per il supporto e l'amore con cui ci segue. E poi per far crescere questi ragazzi che fanno tanti sacrifici per giocare e hanno il diritto di avere delle soddisfazioni, almeno dal punto di vista sportivo.